Denise Pipitone, confessione scioccante, è stata uccisa, ecco da chi. Denise Pipitone, confessione shock, è stata uccisa, ecco da chi. La sorella non c'entra nulla, si riapre il caso. La sorella non c'entra nulla, si riapre il caso, sono trascorsi 15 anni dal sequestro della nostra Denise, ma nulla è cambiato. La mancanza di verità e giustizia permane nel tempo. A tutti coloro che sono stati coinvolti nel nostro caso, in ogni senso, poniamo una domanda: se fosse stata vostra figlia a ricevere tanto male, vi sareste rassegnati davanti a tanta immane crudeltà e ingiustizia? Non avremo mai pace finché non ci sarà giustizia e verità, tantomeno l'avranno i responsabili. Ai mostri che vigliaccamente si sono macchiati di tale gesto, auguriamo che tutto il male procurato come un boomerang gli torni contro. I bambini non si toccano. Noi non molleremo e continueremo sempre a cercare Denise, figlia nostra e dell'Italia intera. Queste parole, cariche di rabbia e dolore, sono di Piera Maggio e Pietro Pulizzi al Settimanale Giallo. La mamma e il papà di Denise Pipitone, la bambina di quasi 4 anni misteriosamente scomparsa da Mazara del Vallo. In provincia di Trapani, il 1 settembre del 2004, mentre stava giocando davanti a casa. Dunque, il 1 settembre è una data tragica per questa famiglia. Da anni Piera Maggio e Pietro Pulizzi lottano per conoscere la verità sulla sorte della loro figlia. Sono state tante le piste seguite dagli inquirenti, una è anche approdata nelle aule di giustizia. La sorellastra di Denise, Jessica Pulizzi, è stata accusata di averla rapita, per gelosia, perché l'odiava. Per i giudici contro di lei c'erano indizi, ma nessuna prova certa. In realtà, è stata assolta anche in Cassazione. Qualche mese fa gli inquirenti avevano seguito una nuova pista, che sembrava promettente. L'impronta di una manina era stata trovata in un luogo in cui non doveva stare, sul vetro di un'auto di una persona già sospettata in passato. Giallo, purtroppo, è venuto a sapere che le analisi sull'impronta non hanno portato i risultati sperati. Si pensava potesse essere della piccola Denise. Addirittura, potrebbe non trattarsi dell'impronta di una manina. Dunque, la sorte di Denise è tuttora sconosciuta, mentre lo scorso 26 ottobre quella bimba avrebbe compiuto 19 anni. Qualcosa, in realtà, si può fare ancora per risolvere questo mistero. L'avvocato della famiglia di Denise, Giacomo Frazzita, con un team di consulenti ed esperti, ha iniziato a rileggere le 350.000 pagine di atti processuali. Alla ricerca di elementi passati in secondo piano, ma che potrebbero essere importanti. Stanno, inoltre, rileggendo le dichiarazioni di tutti i testimoni intervenuti nei tre gradi del processo a Jessica Pulizzi, per scovare qualche frase anomala o qualche contraddizione. Questo complicato caso sono tanti comunque i fatti strani, inspiegabili e meritevoli di ulteriori approfondimenti, anche da parte degli inquirenti. In particolare, andrebbero riesaminate le testimonianze di due donne. Si tratta della vicina di casa di Anna Corona, moglie ai tempi di Pietro Pulizzi, e di una collega della donna. Denise, l'intercettazione, la mamma l'ha uccisa, andiamo con ordine. All'indomani della scomparsa di Denise i carabinieri fecero un sopralluogo in un'abitazione, ritenendola quella di Anna Corona e delle sue due figlie. Jessica e Alice, quando, invece, si trovavano nella casa della vicina, Giacoma Pisciotta. Le dichiarazioni di quest'ultima, proprio in merito all'accaduto, sono tra quelle che andrebbero di nuovo analizzate. Possibile che anche lei non si sia resa conto che i carabinieri avrebbero voluto controllare la casa di Anna Corona e non la sua? E soprattutto, perché Anna Corona non li ha fatti salire nella sua abitazione, che era al piano di sopra? Veniamo ora alla collega di Anna Corona. Dichiarò che la donna era con lei, al lavoro, mentre la piccina scompariva. Nelle sue parole, però, c'erano molte contraddizioni, a cominciare dall'ora in cui Anna Corona se ne sarebbe andata via. Sorge quindi il dubbio che, in realtà, la Corona fosse già fuori dal lavoro quando Denise fu rapita. È così? La collega l'ha coperta? Ci sono anche due intercettazioni, che andrebbero riesaminate.
Si tratta di conversazioni carpite dagli inquirenti a Jessica Puglisi che, però, va detto, è stata assolta. In una Jessica dice alla madre, Anna Corona, io a casa c'ha accento grave purtai, io a casa gliela portai. Secondo l'accusa, Jessica parlava di Denise e del fatto che l'aveva presa e portata a casa del padre per avere da lui la conferma che la bimba fosse davvero sua figlia. Da qui il rinvio a giudizio per sequestro di persona, finito dopo 3 processi, in una assoluzione. Non trovandolo avrebbe consegnato la bambina a qualcun altro. Tuttavia non è stato spiegato a chi la ragazza si riferisse, particolare comunque di grande importanza. Quindi c'è una seconda intercettazione molto misteriosa, che va chiarita. A parlare alla sorella Jessica è Alice, figlia minore dei Puglisi. Eccola, quando eravamo in casa, a mamma ha ucciso Denise. Il significato è tanto chiaro quanto tragico, ma la difesa di Anna Corona e di Jessica Puglisi l'ha fatta invalidare perché a suo dire la conversazione era disturbata ed era stata mal interpretata. Ma è proprio su questa intercettazione, che gli avvocati vorrebbero tornare e renderla più pulita grazie alle strumentazioni, che oggi sono migliori rispetto a 15 anni fa. Ogni accusa, insomma, contro la prima famiglia di Pietro Puglisi è caduta, ma ci sarebbero ancora elementi da chiarire. Infine, c'è un'ultima intercettazione importante e su cui, stando anche ai genitori di Denise, bisognerebbe tornare a indagare. A parlare sono 3 uomini, vicino a un motorino su cui era stata messa una cimice, pochi giorni dopo la sparizione di Denise. Eccola. Si sente dire, in dialetto, vai a prendere Denise, ma dove la devi portare? Peppe cosa ti ha detto? Il problema è che non si è mai saputo a chi appartengano le voci, nonostante facciano esplicito riferimento a Denise, che doveva essere presa e portata da qualche parte. Gli elementi su cui indagare ci sono e i genitori di Denise non vogliono arrendersi, loro aspettano la loro bambina e sperano che quanto detto dalla sorella di Jessica sia stato mal interpretato. Denise Pipitone è viva? La svolta arriva dalle impronte digitali, ecco perché. Un dettaglio potrebbe accendere la speranza di ritrovare Denise Pipitone. Un indizio, che parte da un ritrovamento di nuove impronte digitali. Attraverso il DNA, infatti, sarebbe possibile capire gli ultimi spostamenti della bimba. La svolta arriva durante una puntata di Pomeriggio 5 in cui l'inviata ha raccontato, le indagini dei RIS di Messina si starebbero concentrando sulle impronte digitali prelevate nei luoghi, che frequentava Denise e da alcune minuscole impronte di polpastrelli. Grazie alle tecnologie attuali sarà possibile risalire ed estrarre il DNA. I dubbi della mamma, Piera Maggio la madre di Denise Pipitone, nonostante la sentenza definitiva, non si è mai arresa. Piera Maggio, ascoltata la decisione dei giudici, si è messa alla ricerca di indizi e prove, che le consentano di aprire una nuova battaglia legale. La donna non si dà pace e, dal giorno della scomparsa della sua piccola, cerca la verità su quanto accaduto ed è determinata ad ottenerla. La mamma di Denise sta continuando ad indagare alla ricerca di qualche elemento in più sul destino della figlia. Senza tralasciare ciò che è emerso dalle indagini degli inquirenti, verificando anche se c'è stato un qualche sbaglio nel corso di questi 14 anni. Piera Maggio in questi mesi è convinta di essere arrivata ad una pista concreta, che gli inquirenti, in passato, hanno tralasciato, esattamente quella dell'impronta. Nel 2004 era stata rintracciata un'impronta digitale di una manina in un determinato luogo, che ancora non possiamo svelare, ma non doveva essere lì. Non sappiamo se appartiene a Denise o a qualcun altro, ma potremmo scoprirlo se fosse ancora possibile confrontarla con una impronta di Denise. Oppure si potrebbe estrapolare il DNA e compararlo con quello di Denise. La donna all'arrivo delle forze dell'ordine si nascose in casa della vicina. Perché la Corona ha agito in questo modo? Perché si è nascosta? Domande alle quali, per il momento, non si ha risposta. Il giallo delle intercettazioni. Una collega di Anna Corona dichiarò che nel momento in cui Denise Pipitone scomparve, la donna si trovava con lei a lavoro. Questo forniva, all'allora moglie del Puglisi, un perfetto alibi. Tuttavia, la dichiarazione non era priva di contraddizioni.
A cominciare dall'ora in cui la corona si sarebbe allontanata dal posto di lavoro. Stando alla ricostruzione dell'accusa, nel pronunciare queste parole Jessica parlava di Denise e del fatto che l'aveva presa e portata a casa del padre. Probabilmente stava cercando conferma della paternità della bimba, ovvero era alla ricerca di una sua verità dopo aver assistito allo sgretolamento della sua vita familiare. Non trovando il Pulizzi, però, avrebbe consegnato la bambina a qualcun altro, e quel qualcun altro che potrebbe rappresentare la chiave di volta del caso Pipitone. Altrettanto dibattuta, una seconda intercettazione molto misteriosa, quando eravamo in casa, a mamma ha ucciso Denise, in questo caso a parlare è la sorella di Jessica, Alice Pulizzi. La difesa di Anna Corona e di Jessica Pulizzi ha fatto invalidare la suddetta intercettazione sulla base della qualità audio. La conversazione era disturbata in ragione di ciò era stata mal interpretata. C'è poi un'ultima intercettazione. Qui a parlare sono tre uomini, intercettati pochi giorni dopo la scomparsa, vicino ad un motorino su cui era stata piazzata una cimice. Vai a prendere Denise, ma dove la devi portare? Peppe cosa ti ha detto? Nessuno, però, sa chi siano questi tre uomini e malgrado facciano riferimento esplicito a Denise non si è mai appurata la loro identità e il loro ruolo nella vicenda.